Per il secondo anno Villa Petto di Colle d'Ara ospita la gara sportiva per la ricerca dei tartufi, un evento importante anche di richiamo per il territorio. Certo, soprattutto per il territorio, perché questa è una manifestazione che, come ha detto lei, è il secondo anno, quindi l'abbiamo voluta riproporre perché già il primo anno è stato un gran successo, quindi quest'anno sarà sicuramente raddoppiato il numero dei partecipanti e quindi vuol dire che la manifestazione tiene e comunque è sentita. È importantissimo per il nostro territorio perché questo potrebbe essere, soprattutto per i giovani, un valore aggiunto a quello che offre la nostra zona, cioè nel senso che potrebbe anche essere un'attività supplementare a quelle che già esistono, e ripeto, soprattutto per i giovani, perché comunque qua si fa sport, si sta in mezzo alla natura e nello stesso tempo poi si sta a tavola e si mangia. Sabato 14 settembre ci saranno le finali dei due campionati riconosciuti Cani e Sport a Villa Petto, e queste sono gare a livello agonistico riconducibile all'attività vera e propria della ricerca del tartufo. Hanno un grosso sfondo sotto l'aspetto di collegamento e gestione del cane, quindi, e abbiamo prestato attenzione anche attraverso gli strumenti che vengono utilizzati durante la gara alla sicurezza del cane. Forse è unico nel suo genere questo tipo di campionato, perché vengono utilizzati degli strumenti a norma con dentro la molecola olfattiva dell'odore. Vi aspettiamo sabato a Villa Petto. Ci sono, ho visto, varie categorie, dai cani più piccoli ai cani più grandi anche. Eh sì, abbiamo prestato molta attenzione a fare delle categorie idonee a seconda dei livelli di apprendimento e di livello neotecnico, si dice tecnicamente, del cane. Quindi abbiamo categorie da 3 a 6 mesi, che è la baby, da 6 mesi a 12 mesi, che è la juniores, e poi la categoria adulti. Una cosa molto diversa da quello che si faceva a livello amatoriale è che Cani e Sport, che è una fusione tra Enci e Coni, di fatto non distingue il cane maschio e il cane femmina. A livello agonistico è il binomio che va a fare la differenza, e di conseguenza si è fatta una categoria adulta.